Al Salone di Parigi Citroën presenta tantissime novità e io partirei dai restyling di C4 e C4X, la sua versione con la coda. Un restyling importante che adotta in primo luogo il nuovo logo e rinnova completamente i gruppi ottici anteriori che hanno un pochino più di personalità, hanno questo stile, io lo chiamo un po' frammentato, nel senso che si sviluppano in tutta larghezza sul paraurti e fanno proprio anche qui da divisorio tra il cofano un po' bombato e il resto del paraurti che richiama il mondo SUV con questa elemento rinforzato. Novità più sostanziali al posteriore, anche qua il gruppo ottico viene completamente rinnovato e richiama quello anteriore, quindi un pochino frammentato, e anche una nuova texture a LED, e si perde il double chevron in favore di una scritta Citroën distanziata, un pochino più classica. Debutta anche questo nuovo colore, molto particolare, molto carino, mentre le motorizzazioni rimangono invariate, quindi la C4 è ancora disponibile o in motori endotermici oppure completamente elettrica. Oh, si vede che è una Citroën dai sedili Citroën Advanced Comfort, che sono sempre molto comodi. L'interno in realtà non cambia molto, ma c'è una nuova texture per i sedili molto particolare e un nuovo display per il cluster dietro il volante con una grafica leggermente aggiornata. Il volante invece è lo stesso, ma debutta il nuovo logo Vale. Nessuna novità sul design posteriore della C4X invece, che rimane interessante perché è la C4 sostanzialmente con la coda, quindi ha un bagagliaio decisamente più capiente. Queste erano due delle tante novità di Citroën al Salone di Parigi. Se vuoi continuare a vedere le altre, continua a seguirci su DriveK.